Il sindaco della città metropolitana di Catania, Enzo Bianco, ha nominato negli scorsi giorni il dottor Ignazio Baglieri quale nuovo segretario generale dell'ente. Il dottor Baglieri possiede un profilo professionale adeguato alle esigenze della città metropolitana, ha detto il sindaco Bianco. Le sue esperienze, i suoi titoli e le sue notevoli capacità tecniche e giuridiche garantiscono le competenze necessarie per ricoprire il ruolo che gli è stato affidato all'interno di un ente nuovo ma molto importante. L'ANPI e il Comitato per il No di Catania organizzano per sabato 8 ottobre alle ore 17:30 presso la sede della CGIL in via Crociferi numero 40 di Catania il convegno Le ragioni del No. La giornalista Roberta Fuschi intervisterà Alessandro Pace, professore ordinario di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma e presidente del Comitato per il No. Il professore Pace spiegherà le motivazioni per cui il 4 dicembre al referendum bisogna votare no e smantellerà le bugie del sì sulla riforma costituzionale. La serata continuerà con uno spettacolo di canzoni sulla Resistenza con la band Legendary Sound e letture sulla Costituzione a cura di Aldo Toscano e Grazia Loria. Dal 4 al 10 ottobre 2016 l'Associazione Italiana Dislessia promuove la prima edizione della Settimana Nazionale della Dislessia. 600 iniziative su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sui disturbi specifici dell'apprendimento. L'Istituto di Istruzione Superiore Cucuzzi Euclide di Caltagirone ospita uno dei seminari di sensibilizzazione rivolti ai docenti di ogni ordine e grado e alle famiglie di ragazzi con DSA, che si terrà presso l'Aula Magna della sede centrale di via Mario Scelba 5. Aprirà i lavori la dirigente scolastica professoressa Maria Malignaggi. Seguirà la dottoressa Giusi Molino, responsabile dell'AID Catania. Concluderà i lavori il dottor Sergio Messina. Attraverso testimonianze dirette e contributi scientifici e culturali, i partecipanti potranno approfondire la conoscenza dei disturbi specifici dell'apprendimento e conoscere i servizi di supporto e i progetti dell'Associazione Italiana Dislessia. A 6 anni dall'approvazione della legge che ha sancito per la prima volta in Italia il diritto alle pari opportunità nell'istruzione per i ragazzi con dislessia, la strada per il riconoscimento dei loro diritti è ancora lunga, afferma la dottoressa Giusi Molino. L'AID si batte per far sì che si accorcino i tempi di diagnosi, fare formazione agli insegnanti, incentivare la realizzazione e il rispetto dei piani didattici personalizzati. Il dottor Sergio Messina, da oltre un decennio impegnato nel territorio calatino con il tavolo tecnico, sostiene che l'istituzione in Italia della Settimana Nazionale della Dislessia è una tappa fondamentale per sensibilizzare il pubblico su un disturbo che è ancora per molti un tabù. Per questo motivo lo slogan di questa prima edizione è Costruiamo insieme un futuro di diritti e informazione. La monumentale scala di Santa Maria del Monte di Caltagirone, la sua splendida illuminazione, è ancora una volta al centro dell'attenzione dell'ammiraglia della TV pubblica nazionale. In occasione del Giubileo Mariano, domenica 9 ottobre, il programma di Rai 1 a sua immagine, in onda dalle 10:20 alle 12:20 circa, dedicherà l'intera puntata alla devozione a Maria. La trasmissione, oltre ai consueti ospiti in studio, si avvarrà di un collegamento in diretta con Piazza San Pietro, luogo dell'evento giubilare voluto da Papa Francesco. Tra le varie immagini mostrate ai telespettatori ci saranno in particolare quelle relative all'illuminazione della scala di Santa Maria del Monte in occasione del 14 e 15 agosto, i giorni in cui il monumento, simbolo di Caltagirone, torna a essere protagonista dello spettacolare evento per celebrare la festa di Maria Santissima del Ponte, copatrona della città della ceramica.
Esprimo numerose, ritengo assolutamente fondate, riserve sull'attivazione annunciata nel corso della visita del commissario unico del governo per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari Franco Corleone di un secondo modulo per i 18 posti all'interno della REMS, la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza che si trova nell'ospedale della frazione di Santo Pietro. Ma oltre al merito rimane inaccettabile pure il metodo seguito dal governo regionale e dallo stesso commissario. Al senatore Corleone ricorda infatti che Santo Pietro fa parte di Caltagirone e che lui, già uomo dell'istituzione, avrebbe dovuto avvertire come doveroso contattare il comune e i suoi rappresentanti. Così il sindaco Gino Ioppolo, in relazione alle notizie emerse a seguito della recente visita di Corleone alla struttura sanitaria. È davvero strana, aggiunge il primo cittadino di Caltagirone, l'idea che certi ex politici hanno del coinvolgimento della città e dei territori, considerandolo un optional. Sappia il commissario unico per il superamento degli OPG che Caltagirone è una città democratica e che ritiene quindi essenziale la partecipazione, non tollerando imposizioni dall'alto. Ripartiranno lunedì 10 ottobre con il nuovo anno pastorale le attività della scuola teologica di base Innocenzo Marcinò. Le lezioni inizieranno alle ore 18:30 con una celebrazione eucaristica nelle due sedi attivate, Caltagirone presso la parrocchia Sant'Anna e Gran Michele presso la parrocchia Gesù Adolescente. La scuola è organizzata in corsi triennali di studi teologici articolati in due semestri, per un totale di circa 100 ore per anno. Le lezioni si svolgono ogni lunedì dalle 18:30 alle ore 20:45. Previste anche una serie di attività per la formazione permanente che vedono il coinvolgimento come docenti di sacerdoti religiosi e soprattutto laici. Per le iscrizioni o per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.diocesidicaltagirone.it oppure contattare i seguenti numeri 339-6580-875 per la sede di Caltagirone oppure 333-9675-248 o 339-7439-379 per la sede di Gran Michele.